Eccola, allora iniziamo ufficialmente questo viaggio sonoro con il nostro ospite di oggi, il grande Alfonso Cimioni. Come dobbiamo chiamarti? Alfonso? Aspetta che non ho alzato. Eccoci. Come vuoi, come preferisci. Grande Alf, benvenuto allora in questo nuovo viaggio sonoro che faremo insieme. Noi ci conosciamo da una vita ormai. Sì, mi ricordo che, esatto, mi scrivi ancora quando ero molto più giovincello che facevo i viaggi sonori radiofonici. Grande Alf! Ti faccio i complimenti perché stai facendo delle cose veramente bellissime e poi, come sempre, alla fine solo la musica ci salverà. Grande, sei sempre poetico, in effetti sei un poeta. Grande Alf. Allora, mi dicevi che volevi far ascoltare, faccio scegliere a te qualche disco, un brano, sì, il brano creato da un tuo amico, giusto? Sì, lui si chiama Porfirio Rubirosa, questo è il suo nome d'arte. Sì. È un grandissimo artista, ha vinto la Targa Tenco lo scorso anno, quest'anno finalista al premio nazionale Fabrizio De André. Okay. E ha fatto questo concept album che si intitola Il Furore Composto, che è veramente un album straordinario, e da questo album ascoltiamo Il Lussurioso. Vamos, un lussurioso, Porfirio Rubirosa. Anna faceva l'amore con la luce spenta. Federica non godeva neppure se non era violenta. Chiara ripeteva ogni volta che il sesso è gioia. Margherita si eccitava soltanto se la chiamavi Troia. E io me ne stavo da Dio, come sui banchi di scuola, nudo tra le lenzuola. L'ho fatto un'estate nel cesso di un treno, schizzinosa come Rita nessuna, non lo toccava nemmeno. Alessandra lo negava sempre, ma voleva dei figli. Sonia non si accontentava mai e dispensava consigli. E io me ne stavo da Dio, come sui banchi di scuola. Mi voleva vestire da ufficiale nazista, per Camilla ero uno dei tanti sulla sua lista, con Giovanna che era l'igienista, sempre prima il bidet. Marta e le sue novità, voleva farlo a tre. E io me ne stavo da Dio, come sui bagni scuola, nudo tra le lenzuola. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Un'altra sera in cui dormirò da solo con i miei sogni che prenderanno il volo. Domani mattina è un nuovo giorno, ma per questa notte ancora sarò un attore porno. E io me ne stavo da Dio, come sui banchi di scuola. Guardava allo specchio, a Daniela io chiedevo dei baci.
per cui la facciamo insieme. Dai, ok. Ok, dai, falla tu. Bene, rieccoci qui. Allora, dopo questo disco, tra l'altro ha già ricevuto dei feedback positivi dalla nostra amica Julie Jules, che ci ascolta dalla provincia di Venezia, per la precisione Santa Maria di Sale, dice: ma che figo questo pezzo. Salutiamo anche il Fabione di Monastier, sempre presente, che dice: ciao Lorenzo, saluto il tuo ospite e tutti gli amici in ascolto. Fabio di Monastier Treviso. Salutiamo anche Manuel di Abano Terme, Bruno di Vigonovo, che scrive: ciao fratello milanista, ciao Bruno. Salutiamo anche Danila, che dice: grazie Lorenzo, ti ascolto, buona serata. Grazie a voi ragazzi. Salutiamo anche Paolo di Vicenza. Bene, vi vedo belli attivi e carichi ragazzi. Allora partecipate attivamente, vi ricordo, non l'ho ancora fatto, per interagire con noi, ma vedo che avete già a memoria i nostri numeri. Comunque ve li ricordo, per chi fosse la prima volta che ci stesse ascoltando, volesse partecipare, via WhatsApp e Telegram potete contattarci al numero 349 72 67 647. Allora andiamo con questo disco del mio amico Eric Price. Vi porto in Svezia, lui è un grandissimo DJ producer, anche con lo pseudonimo Prida, si chiama Alain Eric Price. Per chi insomma ama la musica elettronica, non si può non conoscere Eric Price. Allora Alfa, il prossimo invece è di una ragazza che tu conosci bene. Vuoi dire qualcosa tu a riguardo? Lei si chiama Minerva Yume. Sì. Yume è il titolo del suo album, che significa sogno in giapponese. È uno stile lo-fi e secondo me è una nuova proposta, però che sicuramente ha qualcosa di importante da dire e da trasmettere, senz'altro. È stata prodotta dall'RKH di Torino insieme a Jack Sapienza e sicuramente, ripeto, ha qualcosa di nuovo, di innovativo. Sì, va bene, allora ce l'ascoltiamo tra poco. Nel frattempo restate con noi e viaggiate con la musica, perché come diceva il buon Alf, la musica ci salverà, ve lo dico sempre, la musica, anche l'arte direi. Sì. Nel complesso salveranno il mondo. Tu sì, che sei anche poeta, Alf, dai, di una perla delle tue, una chicca. Vi voglio svelare un segreto: tutto quello che prenderete svanirà in un attimo, ma tutto quello che darete rimarrà vostro per sempre. Sì.
Eccola, come promesso, dopo Pride, Alan Eric Price, arriva Mantra di Minerva. Senti qua. Eccola, rieccoci qui allora da un'amica ad un amico in comune, lui, grande Darius Fattai, che noi conosciamo bene. Salutiamo il grandissimo Darius. Poi faremo ascoltare anche un disco che avete fatto insieme. Molto volentieri. Che si chiama Orion, con la tua voce, Alfa. Invece questa è Mess With Me, messaggiate con me, dice questo messaggio. Quindi anche voi che siete all'ascolto potete messaggiarci, anche mandare i vostri vocali se volete al 349 7267 647, o se preferite anche semplici messaggini di testo. Dai, di qualcosa, tu che conosci bene Darius, hai fatto diverse cose anche insieme a lui, diversi dischi. Allora, Darius è veramente un artista poliedrico straordinario. Insieme abbiamo creato The Live Poetry Sound, e se qualcuno è curioso può cercare anche una piccola pagina su Instagram intitolata In the Name of Love, con la poesia, con le sue musiche dal vivo, tutto live. Siamo veramente very proud di questo progetto, siamo veramente molto orgogliosi, è fatto con il cuore, e vi suggerisco proprio di, se volete, di andarlo a cercare. Va bene, tra l'altro avete anche fatto un disco insieme con la voce, se non ricordo male, di Giulia Penzo, In the Name of Love. Sì, abbiamo fatto In the Name of Love, e poi c'è stato Orion, che poi è un tributo a Rutger Hauer, a Blade Runner, poi anche ha presentato la mostra del cinema di Venezia, e siamo molto contenti di questo. Ok, vamonos. Time I rap, people thought I was crap. Then I came up on the scene, people thought I was looking mean. Oh my God, look at him, yo, I swear to God he looks like me. This is him, I'm never going back. Every time I rap, people thought I was crap. Then I came up on the scene, people thought I was looking mean. Oh my God, look at him, yo, I swear to God he looks like me. Going out the dome, yeah, don't give a shit about it.
fuck a mental, yeah, and that's the side. Allora, questo era Mess With Me di Darius, che risalutiamo. Intanto saluto anche la mia carissima amica Dunia, detta anche mamma croata Mela Cotogna, nostra amica di Carmignano di Brenta, provincia di Padova, che voleva salutare a sua volta anche il piccolo Lorenzo, che tra l'altro ci ha mandato anche un vocale, fra poco lo faccio ascoltare, sua mamma e tutte le persone che ho avuto il piacere di conoscere. Va bene, grande Dunia, sempre presente in ascolto. Facciamo partire un altro disco e vi faccio ascoltare anche il vocale del Lorenzino, Lorenzino Speed, io l'ho ribattezzato così perché lui è mio grande fan, e come si fa a non intenerirsi? Vi faccio ascoltare il suo vocale, ascoltate bene. Ciao Lorenzo Speed, spero che metti buona musica, spero che metti buona musica come fai sempre, spero che ci rivediamo presto per far vincere di nuovo a uno. Ciao ciao, buona puntata. Grande Lorenzino, il campione dei campioni nel gioco delle carte di uno, lui è veramente un campionissimo e quindi lo menzioniamo così. Ciao Lorenzino, grazie di questo bel messaggio. Salutiamo allora anche Fabio di San Giorgio delle Pertiche, che dice ciao Lorenzo, un saluto a te, all'ospite Alf FDP, Fabio di Fabio Dea Pianta, ok? Salutiamo anche Manuel di Arzignano Vicenza, che dice: volevo dedicare una canzone ad Elisa, a tua scelta, di Antonello Venditti. Vabbè, possibilmente 21 modi per dirti ti amo, potremmo metterla magari più tardi. Grande Antonello, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere. Volevo salutare il tuo ospite e ricordare anche mio papà Angelo e le persone care in cielo. Bene, va bene, bellissima musica, complimenti. Volevo anche salutare Valentina, Jessica, Roberta e ovviamente viaggiare, volare, sognare. Ciao Manuel di Arzignano, ciao Manuel, grazie, sempre presente anche Manuel, mio ascoltatore di vecchissima data ormai. Salutiamo anche Davide di Villa Verla, anche lui provincia di Vicenza, che dice: ciao Lorenzo, buona trasmissione ed un saluto al tuo ospite. Ciao Davide. Allora Alf, cosa vogliamo dire che non abbiamo già detto? Beh, intanto ringrazio tutti gli ascoltatori e li saluto tutti. Voglio dire che sono veramente molto contento di essere qui questa sera e di condividere questo tempo e questo spazio con te, che sei una persona davvero fantastica e che semini veramente ovunque amore nel mondo. E il mio motto è proprio solo amore per cambiare il mondo. E davvero l'unica risposta a ciò che non ha risposta è l'amore. Wow! Cosa si può aggiungere? Niente. Love is in the air. In the rises of the sun. Dai, un po' di musica elettronica. Vedo che stanno arrivando dei vocali. Bravi ragazzi, siate partecipi ed attivi. Vi ricordo, se non avete il numero per farlo, Telegram e WhatsApp, entrambi al 349-7267-647. Saluto anche Valentina, che ci segue da Villa del Conte. Ciao Valentina, con un pensiero speciale sempre alla sua mamma Carmen Sita. If I can see your face.
Ovviamente salutiamo il buon Giambattista, grande Giambattista che ci segue dalla Germania, Deutschland. Ciao Giamba, welcome, willkommen, come direbbero dalle tue parti, Deutschland, bella Italia. Ciao Giambattista, un amico carissimo fraterno, grande. Una persona straordinaria davvero. Esatto, grande, grande Giamba, veramente una persona di cuore anche lui. Infatti grazie a te insomma sono conosciuto Giambattista e infatti... Ci lega un filo d'oro finissimo tutti, è un filo molto... Esatto. Tutte le persone che muovono il cuore. Giusto, grande Alf, profondo. Bene, bene, allora Julie Jules e Lorenzino Speed scrivono un abbraccio grande a Dunia. Esatto, come dico sempre, la musica non divide, la musica unisce. Ancora Bruno scatenato qua che mi manda delle foto sportive su WhatsApp. Grazie, grazie. No, no, tranquillo, vai Giamba, scatenati, manda tutti i vocali che vuoi. Siamo qui anche per te e per tutti quelli che vorranno intervenire partecipando attivamente al programma. 349-7267-647 per i vostri WhatsAppini e telegrammini. Lorenzo Speed e Dalf, a.k.a. Alfonso Simeoni. Dimmi, dimmi Alf, dai, di qualcosa. Visto che ti abbiamo qua in carne ed ossa, dobbiamo sfruttarti un po'. Allora, ne approfitto per salutare tutti gli artisti. Vai. Noi a Conegliano abbiamo un'associazione che si chiama Artiglio di artisti e sono persone meravigliose, dalla presidentessa Valentina Vendrame, il vicepresidente Pino Martello e tutti gli artisti. E approfitto per mandare un abbraccio grandissimo veramente a tutti. Monica, Isabella, Bonaventura
maestra d'arte da Venezia. Davvero l'arte salverà il mondo, la bellezza, come scriveva Dostoevskij, salverà il mondo, e l'arte è bellezza, la bellezza è emozione, e quando emozione e musica si fondono insieme diventano poesia. Oggi ho sentito un disco che mi ha fatto ritornare alla memoria le mie domeniche pomeriggio quando lavoravo all'Odissea Fan City di Spresiano Treviso, e si suonava sempre un disco del grande DJ producer Tiga con You Gonna Want Me. Allora ve la faccio riascoltare, perché a volte è bello anche rievocare dei ricordi di quando eravamo più giovincelli. La bella musica rimane per sempre. Esatto. E perché ciò che vale è quello che rimane. E quello che rimane è quello che vale, e tutto il resto è altro. Ma ricordatevi, quello che vale è quello che rimane nel tempo. Vamonos! Someday, some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in why you gotta drive me crazy. Crazy.
Qua andiamo agli albori della musica elettronica. Mamma mia, quante volte abbiamo passato i dischi dei Kraftwerk. Io conosco bene la storia dei Kraftwerk, partiti da Düsseldorf, visto che abbiamo Giambattista che ci ascolta da Gifhorn. Düsseldorf, altra città tedesca. Tutti ingegneri, tutti tedeschi. Kraftwerk. Esatto, disco la pronuncia del Deutsch. Sai anche il tedesco tu, Alf? Ich habe sechs Jahre der Sprache studiert, so. Ich kann ein bisschen. Grande. Dopo un vuoi pochino, leggerci qualcosina, okay, giusto? Molto volentieri. Magari nel prossimo disco? Sì. O vuoi già leggere adesso sul Kraftwerk? No, magari su un tappeto più morbido. Sì, sono. Sì. Va bene, questo è The Robots 1978, la storia della musica elettronica. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Qua arriva il nostro amico Fabione di Monastir Treviso, grande cultore musicale, che infatti mi aveva già raccontato questo aneddoto in privato. Mi dice: a 17 anni ero considerato strano perché mi ero comprato il disco The Man Machine. Vedi, invece eri avanti. Mi raccontava appunto Fabio che i suoi coetanei lo prendevano in giro, dicevano: ma che musica è questa? È strana, non è dei nostri tempi. Invece lui era avanti e aveva già visto il futuro, diciamo, con i Kraftwerk. Anche noi, Lorenzo, siamo così avanti che quando ci voltiamo indietro vediamo il futuro degli altri. Bella, sì, questa è vera. Va bene, allora dopo The Robots, intanto già pronto in rampa di lancio Ludovico Einaudi con Nuvole Bianche. E il buon Alf, cosa ci leggi? Cosa hai portato di bello qua? Vi leggerò una poesia che si intitola Lascerò, tratta da Prima Stella della Sera, che dedico a tutti voi. Bene, tra l'altro ricorda che tu sei anche scrittore, hai scritto anche diversi libri, magari se vuoi, per chi già non ti conoscesse, che sei super famoso, però magari qualcuno che ascolta per la prima volta ti sente e vuole esplorare, insomma, i tuoi scritti. Beh, sulla rete si possono trovare, sono distribuiti da tutti i principali editori. È un libro di poesie che si intitola Pioggia Purpurea. Poi c'è un libro che si intitola Pensieri e si apre una pagina a caso e si trova il pensiero dedicato, e mi fa molto piacere perché tantissime persone dicono che mi scrivono che mi sta aiutando nel percorso della loro vita. Poi approfitto per salutare Lorenzo Quinn, il grandissimo artista figlio di Anthony Quinn, per il quale ho scritto Le mani di Lorenzo, le famose mani sul canale grande, che c'erano support col titolo support d'arte. Una persona veramente straordinaria, lui e anche la moglie Giovanna Ciccuto. Approfitto proprio per salutare anche loro. Giusto. Grande Alf, che non ti dimentichi mai di nessuno. Beh,
Comunque tu resti sempre il numero uno. Ecco, ti pareva. Lorenzo Spinta, ricordatevi sempre il numero uno. Grande, grande Alf. Va bene, allora dai, quando vuoi facciamo, sfumiamo qua i craft, ormai sono finiti, quindi lasciamo finire il brano e poi la tua lettura. Restate con noi e continuate a scriverci al 349-7267-647. Come on! Non lascerò case, non lascerò cose, non lascerò denari, lascerò pezzetti del mio cuore, un po' ovunque, sparsi nel mondo, lascerò sorrisi e carezze nel vento, lascerò baci nel sole e brividi della notte, ma dolci, dolci, dolci. Lascerò una musica leggera che arriverà improvvisa e ti toccherà il cuore. Ti lascerò il battito del mio cuore nel suono della pioggia, a volte lieve, a volte tumultuoso, come lo scorrere di questa vita. Non lascerò diamanti, lascerò parole, tracce del mio amore, e tu mi ritroverai. Ovunque tu volga lo sguardo, se mi vorrai, mi ritroverai. Ovunque tu volga lo sguardo, se lo vorrai, lascerò tracce del mio amore. Tracce del mio amore. Tracce del mio amore per te. Dedicato a tutti voi. Bene, qui la gente gradisce, ci fa piacere. Allora salutiamo anche Anna Maria di Dosson di Casiar, che dice: ciao Lorenzo, sono all'ascolto della tua trasmissione con piacere, saluto il tuo ospite Alfa e tutti gli amici del gruppo WhatsApp, esatto, che stanno scrivendo. Grazie Anna Maria di Treviso, Dosson di Casiar per la precisione. Grazie Alf, dice il Fabione di Monastier, voce che sussurra nella notte. Grazie di cuore a tutti. Grande, grande, la voce di Alfa è inconfondibile, infatti Julie Jules l'ha riconosciuta
perché dice i jingles pazzeschi di Alfa, è pure saggio. Lorenzo Speed è sempre comunque il numero uno, dice. Pensieri profondi con un sottofondo meraviglioso, commovente. Grazie Alfa. Grazie di cuore, veramente. Grazie a tutti. Avete un cuore grande. Beh, sono un ascoltatore di Lorenzo Speed. Beh, assolutamente. Dai, si scherza. No, no, è vero, però. È assolutamente così. Grande Alf, ma di anche le cose che hai detto fuori onda che erano bellissime. Comunque l'amore è l'unica cosa che conta, perché quello che diamo ci rende sempre più ricchi ogni giorno. L'unica cosa che veramente conta è quello che diamo, e quello che diamo è quello che rimarrà di noi, perché non scordiamoci mai che noi siamo energia. E l'energia non finisce, quindi non dobbiamo mai temere la morte. Dobbiamo solo temere di non aver amato abbastanza, di non aver lasciato tracce del nostro cuore seminando qui e qua e là nel mondo. Perché poi quello che si semina un giorno crescerà e continuerà con occhi diversi, però con dentro pezzetti anche del nostro cuore. E poi dicevi appunto che anche un giorno, quando non ci saremo più, però se avremo seminato amore, l'amore rimarrà, come energia. Rimane, ma tutto quello che noi nutriamo solo il nostro corpo, invece dovremmo nutrire il nostro spirito, che con il cibo dell'anima, che è il cibo dell'anima. E a questo che serve la musica, la poesia. Che è un po' la filosofia tibetana, potrei dire, che si ispira molto su queste cose, no? Sì, la filosofia. L'Oriente, diciamo. La filosofia orientale è molto orientata proprio in questa direzione. Esatto. Infatti Dalai Lama una volta disse che l'uomo occidentale passa tutta la sua vita ad arricchirsi economicamente, poi quando è vecchio si rende conto che è pieno di soldi ma ha perso la salute per arricchirsi, invece bisognerebbe fare il contrario. Infatti volevo proprio dire che le cose non ci appartengono mica. A parte che anche le persone, perché nessuno appartiene a nessuno, neanche il nostro corpo ci appartiene, ci è stato dato tutto in prestito, perché noi viviamo al meglio, perché ricordatevi sempre che siamo nati per volare e per essere felici. Bene, a proposito dell'amore, allora un disco un po' energico, diamo anche un po' una sfarzata anche di energia. Allora lui è il grande Armin van Buuren, vi porto in Olanda con il versus di Shapov, e il titolo parla proprio dell'amore, la résistance de l'amour, la resistenza dell'amore. Salutiamo anche Valentino, scusate, avevo perso per strada nei meandri dei messaggi. Dice: buonasera, volevo ringraziarti perché con queste canzoni sono tornato bambino e ho pianto. Grazie di cuore Valentino. Bene, bene, abbiamo fatto emozionare anche la gente. No, mi spiace che piangete, non dovete piangere, dovete essere felici. Però se uno piange di gioia è bello, è liberatorio. Se si piange di commozione, esatto, pianto è una cosa bella. E voglio dire soprattutto anche a questo mito da sfatare, che magari l'uomo che piange è un debole. Non è assolutamente così. La penso sempre così. Le vostre fragilità sono i vostri doni maggiori. Ricordatevi sempre, la fragilità è un grande valore. Dai, che poi metto un disco che mi fa piangere, che però secondo me è spettacolare, e lo metto spesso e volentieri ultimamente. Allora, ancora Anna Maria di Dosson, sì, era il messaggio che aveva mandato anche sull'altro, va bene, l'abbiamo letto. E allora andiamo, scriveteci, interagite, partecipate, se non l'avete già fatto potete farlo al 349 7267 647. Qualcuno ha scritto: mi fate scendere le lacrime. E allora piangi, che sia un pianto liberatorio, come ha appena detto il buon Alf. Sì, il pianto non è una cosa assolutamente negativa. Mia mamma diceva sempre che a volte fa bene piangere per pulire gli occhi, perché gli occhi poi brillano di più, sono più splendenti, più... Fa gli occhi belli, sì. Esatto. E allora piangete, se vi fa bene, piangete con il cuore. Liberate, dai, il vostro cuore. Esatto.
Ok, allora adesso vi faccio emozionare, mi emoziono me stesso con il prossimo disco, ascoltatelo bene, a me fa sempre piangere questo disco. Oggi forse mi tengo perché c'è Alf, magari non riesco a piangere. No, no, però non tenerti. Ascoltatelo bene, mi fa sempre pensare alla mia mamma e alle cose belle della vita, ascoltate bene. Ho scalato le montagne, immagino che hai sorriso quando ho detto di essere grande, invece no. E ora che non ho tempo, immagino la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò negli occhi miei e ballerò. Sarò vivo e sangrerò se colpirò. Sanguinerò se colpito mi riuscirò.